seconda fila non si senta, però ci piace ogni volta ricordare, proprio quando sentiamo le campane vere, non quelle registrate, che un grande uomo, un grande poeta e anche un grande sciupatore di femmine, ci perdonerà il sacro contesto, ma che rispondeva al nome di Federico Fellini, proponendo una sua unica e irripetibile dichiarazione d'amore per la città di Viterbo, citava tre elementi del suo innamoramento. Il primo era un elemento sonoro ed era il suono, il canto delle fontane che da via a via si sentivano, ti allontanavi da una piazza, ne perdevi uno, ma ti avvicinavi alla piazza successiva e ne conquistavi un altro. È un paesaggio delle orecchie e dell'anima che abbiamo perduto. Il secondo era quei bellissimi alberghetti, sto pensando a Via dell'Orologio Vecchio, l'Angelo, il Nuovo Angelo, che avevano la luce solo a mezzogiorno e poca poca, perché erano infilati in vicoletti, in piccoli pertugi, ma avevano una frescura d'estate, scrive Federico Fellini. Il terzo è la musica del sacro, il terzo è questa dolcezza qui, è il suono